Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza per loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Ci siamo lasciati ieri con questa chiamata, la chiamata del Signore fatta a tutti noi, di passare dalla conoscenza limitante, carnale, alla conoscenza dello Spirito Santo, alla comunione con Cristo e con i suoi fratelli, sino a diventare madre. Madre di Gesù. Dice San Francesco, diceva che ogni frate deve essere per l'altro, per il fratello, madre, cioè capace di accoglierlo come una madre e di generarlo a una vita nuova come una madre. È evidente che questo si può fare, si può vivere, questa è la vita cristiana, il nucleo, il fondamento della vita cristiana, che sorge, scaturisce come da una sorgente che è la vita divina, che è l'intimità con Cristo, che è la vita di Cristo in noi. E questa comunità, chi sono quelli, i miei fratelli, questi che ascoltano e compiono e vivono la parola di Dio. La Chiesa, la comunità cristiana. E oggi il Vangelo parla della Chiesa. Quindi, naturalmente, parla della sua missione. Spesso facciamo il contrario, come in tante cose. A noi ci piace moltissimo costruire le case dai tetti, costruire le case dalle cose secondarie, da quelle che non sono così fondamentali, ma che magari fuori appaiono belle, no? Ci dimentichiamo delle fondamenta, ci dimentichiamo della roccia su cui fondare una casa. Il Vangelo di oggi parla della Chiesa, perché dice che in quel tempo Gesù convocò i dodici. Ecco, questa parola ricorda la convocazione del popolo di Israele, la Kahal, l'assemblea convocata da Dio. La parola Ecclesia deriva dalla radice dell'Antico Testamento, Kahal, che è tradotta normalmente con l'espressione assemblea di popolo. Queste assemblee, adesso cito Ratzinger in una sua relazione, nelle quali il popolo si costituiva come entità che operava un culto, che faceva un culto, e a partire dal culto come entità giuridica e politica, esistevano tanto nel mondo greco quanto in quello semitico. Attenzione, questo è molto importante. La Kahal dell'Antico Testamento si differenzia però dall'assemblea plenaria greca, costituita da cittadini con diritto di voto, in un duplice senso. Alla Kahal partecipavano anche le donne e i bambini, che in Grecia non potevano essere soggetti attivi della vita politica. Questo dipende dal fatto che in Grecia sono gli uomini che con le loro decisioni stabiliscono quello che si deve fare, mentre l'assemblea di Israele si riunisce per ascoltare l'annuncio di Dio e darvi il proprio assenso. Questa concezione biblica dell'assemblea deriva dal fatto che l'adunanza al Sinai era vista come modello e norma di tutte le alleanze successive, tutte le adunanze successive. Dopo l'esilio essa viene ripetuta solennemente da Esdra come rifondazione del popolo, ma per la continuazione della dispersione e il ritorno della schiavitù sempre di più diviene nucleo centrale della speranza di Israele una Kahal proveniente da Dio stesso, una nuova convocazione e fondazione del popolo.
E questa è la Chiesa, che di se stessa dichiara che Cristo, morto e risorto, è il Sinai vivente. Quelli che si accostano a Lui formano l'assemblea eletta e definitiva del popolo di Dio. Per questo la Chiesa primitiva, per definire se stessa, non usava tanto la parola popolo di Dio, ma quella del centro, del la Kal, il centro spirituale ed escatologico. Fratelli, vedete, questa è la differenza profonda che diceva Ratzinger, no, tra le assemblee greche, diremmo le assemblee politiche, le assemblee nostre, i nostri circoli culturali, eccetera, eccetera, filosofici, politici soprattutto, l'ONU, per esempio. Perché? Perché l'assemblea era l'assemblea di chi ascolta e obbedisce. Abbiamo visto ieri, quello che Dio dirà, noi lo faremo e ascolteremo, cioè l'amore, l'esperienza profonda del popolo che è stato salvato, è stato convocato in Egitto, è salvato, tirato fuori dalla morte, tirato fuori dalla schiavitù. Passando attraverso il Mar Rosso, quando tutto sembrava finito, quando tutto sembrava ormai distrutto, non c'era più speranza. Questo popolo che ha fatto esperienza del proprio peccato, della propria durezza di cuore e della misericordia, dell'amore di Dio, stringe un'alleanza impressionante sul Sinai. Vede Dio e non muore, cioè tocca il cielo. Che cosa vuol dire il Sinai? Che tocca il cielo, fratelli. E questo è il punto. Israele, in quel deserto di morte, dove non c'è vita, ha sperimentato la vita che viene dal cielo, ha sperimentato la grazia, la parola che è capace di creare dal nulla la vita. Lì ha sperimentato cosa è successo veramente agli origini del mondo, che cosa è ognuno di loro, che cosa è la sua storia, che cosa è la sua vita, che cosa è la vita di un uomo, da dove viene. E che ha senso la vita di un uomo soltanto se inserita in un contesto di comunità, soltanto in un contesto di fratellanza, di comunione, di amore, di dono di se stessi, di nudità, di non avere barriere, di essere trasparenti l'uno per l'altro. Questo è stata l'esperienza della Pasqua, intuita evidentemente dal popolo, e che sul Sinai fa questa esperienza impressionante, che è fondante anche questa per il popolo, cioè vede Dio, tocca il cielo, cioè come non può, cioè dice chi vede Dio muore, perché? Perché l'uomo in sé ha perduto questa capacità di essere accanto a Dio, di essere di fronte a Lui, di essere nella sua intimità. Il peccato lo ha reso lontano, lo ha reso distante, lo ha reso incapace di resistere alla sua presenza. Adesso capite, da questo capite, questo è quello che Israele ancora oggi vive, e per questo aspetto un Messia. A noi, se noi sappiamo che il Messia è arrivato, che è Dio stesso, che si è fatto figlio, si è fatto carne nel suo figlio, e sul nuovo Sinai, che è il monte delle beatitudini, ha annunciato se stesso come una profezia, come una fotografia dell'uomo nuovo, come una fotografia della vita cristiana, come una fotografia della Kal, dell'assemblea cristiana. E sull'altro Sinai, che è il Tabor, ha mostrato questo realizzato nella carne umana, profezia di quello che sull'altro monte, che è il Golgota, avrebbe realizzato con l'offerta totale di se stesso per tutti noi, per ogni uomo. La Kal, questa assemblea, che è la Chiesa, convocata da Gesù per una missione, è il luogo, la comunità dei salvati, dove le persone, gli uomini, sanno che non sono Dio, dove c'è la verità, dove si vive la verità, dove si è sperimentata la verità, dove si è conosciuta la verità. Questo significa che la Chiesa, la comunità cristiana, è una parte, un frammento,
un meteorite di paradiso qui sulla terra. Perché il paradiso è dove l'uomo non è Dio. Interessantissimo, eh? Mentre sulla terra l'ideologia, il demonio, fa credere all'uomo di essere Dio e che quello che vive è il paradiso, distruggendolo, facendo guerre, provocando guerre, liti, peccati abominevoli, menzogna su menzogna. Il paradiso è il luogo dove l'uomo accetta, accoglie e vive l'essere figlio, immagine e somiglianza di Dio, ma non Dio. Una cosa sola con il suo Dio, ma non Dio. Intimità profonda con Dio, ma non Dio. Per questo, nella Chiesa, si vive il cielo, si vive il paradiso, e per questo la Chiesa, la comunità convocata da Gesù, può andare nel mondo per annunciare il cielo, per annunciare il paradiso, per annunciare che la morte è stata vinta. Quale morte, fratelli? Che cosa significa che Cristo è risorto? Significa che tu ed io non siamo Dio. Interessantissimo, ma è così. Cristo è risorto per strapparci dalla morte di questa menzogna, perché la nostra morte è farci Dio. Farci Dio, sforzarci per farci Dio. Allora fate caso, come Gesù manda i suoi discepoli, come piccoli, come creature, come Adamo ed Eva, nudi, nudi, senza nulla. Perché c'è il cielo, perché loro sono cittadini celesti e fanno presente il cielo. Che cosa fanno presente? L'amore. L'amore profondo che esiste nella Chiesa. Per questo ho detto che la parola chiave di questo Vangelo, la parola chiave della tua vita, della mia vita, fratelli, la parola chiave della vita cristiana, della vita di una Chiesa, di una comunità, è la convocazione di Gesù, è la chiamata di Gesù. È Gesù che chiama, che strappa dalla morte e raduna intorno a sé le ossa delle sue ossa, la carne della sua carne, la sua sposa. E stamattina nell'ufficio delle letture del ciclo annuale c'è la lettura famosa del profeta Ezechiele delle ossa inaridite, e dice così, e questa è una domanda che oggi viene rivolta a me e a te: figlio dell'uomo, dice Ezechiele, il Signore, potranno queste ossa inaridite rivivere? Potrà rivivere questa generazione distrutta con tutto quello che, va bene, sappiamo benissimo, potrà rivivere tuo figlio, potrà rivivere tuo cugino, tua cugina, tua moglie, potrà rivivere il tuo collega che ha ossa inaridite, cioè che non ha più potere. Ossa inaridite significa che non possono alzarsi, che sono infermi. E Gesù dice, li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Gli infermi sono quelli che non possono stare in piedi, cioè che non sono uomini, sono animali, animali, cioè che vivono una vita animale, senza Spirito Santo, senza Logos, senza ragione, senza discernimento, senza creatività, tutto quello che è l'anima dell'uomo, che genera bellezza, che genera creatività, che genera amore, non l'amore al solo, al simile, ma se no all'amore al nemico, che nessun animale, di cui nessun animale, per quanto buonissimo, dolcissimo e postato su Facebook, per quanto una madre bellissima, che è normalissimo che un animale madre abbia una tenerezza impressionante per un animale figlio, ma non vedrete mai un animale che ama il nemico. Non vedrete mai un cane, il cane più buono di questa terra, amare il nemico. Allora, gli infermi sono quelli che sono regrediti alla situazione animale, alla condizione animale, non possono stare in piedi, sono infermi. Queste ossa inaridite, possono? Può? Questa domanda è fondamentale. Può rivivere tuo figlio? Può rivivere il tuo matrimonio? Può rivivere il matrimonio di quella persona? Lo dico a un prete, lo dico a me stesso prete, lo dico a un catechista, lo dico a te, testimone, cristiano, a un vescovo. Possono rivivere? Oppure bisogna usare il bastone, il potere, la capacità, il potere umano, la cultura,
il bastone è una protesi della mano, no? Cioè dove la mano non può arrivare, cioè è figura dell'allungamento, dell'estensione del potere, quindi la cultura, la seduzione, la cultura, eccetera, eccetera. La fabulazione, i mezzi di comunicazione, tutte le risorse, i ricorsi e le risorse umane. È necessario quello perché rivivano? È necessario i soldi, il denaro? Una sacca dove si mette la sacca, lo zaino, no? Dove c'erano tutti gli averi di un pellegrino, di un viandante, di un nomade. Che cosa sono? Gli spot pubblicitari, le campagne pubblicitarie, il parlare bene. Il vendere, il marketing, che cos'è? Figlio dell'uomo, tu madre, tu padre, tu marito, tu moglie, tu prete, credi che possano rivivere queste ossa inaridite? Dice il Signore Dio, dice a te, profetizza, cioè vai, profetizza quello che tu hai vissuto. Lo puoi profetizzare perché, sapete cos'è la profezia? Abbiamo detto, no? La profezia non è soltanto un vedere il futuro, non siamo qua a fare i tarocchi, partendo dalla propria esperienza, dalla parola ascoltata, dalla parola ricevuta da Dio, che si fa carne nella propria vita, tutti i profeti vivono vite profetiche, annunciano con la propria vita le parole. Sigillano quello che già vivono nella loro vita. Allora, quello che la Chiesa, quello che tu madre, che tu padre, che tu matrimonio, che tu famiglia, che tu comunità stai vivendo, profetizzalo. Cioè, dai una parola profetica su queste ossa, su questa generazione, sulle persone che sono morte e di, dice il Signore, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, eccetera, eccetera. Infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Allora saprete che io sono Dio, che io sono il Signore. E dice: Spirito, vieni dai quattro venti, i quattro evangelisti, la evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo. Soffia su questi morti perché rivivano. Questi morti sono le ossa di queste ossa, queste sono la gente di Israele, ed è i 12 apostoli, le 12 tribù. Ed è prima, innanzitutto. È la evangelizzazione, è l'annuncio, è la convocazione, è la creazione, la crescita della comunità che diventa missione, fratelli. Quello che succede fuori, quello che gli apostoli a cui sono inviati, è quello che loro vivono, hanno vissuto e continuano a vivere. È il riverbero esterno di quello che vivono internamente. Non si pulisce la coppa all'esterno, no? È anche in questo senso. Cioè c'è un interno che Dio va a creare e ricreare costantemente perché diventi segno, testimonianza e annuncio fuori. Perché chi ama dentro può amare fuori. Chi non ha sperimentato l'amore dentro non lo può sperimentare, non lo può offrire fuori. Per questo dice, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito. A voi che pensate che siete perduti, che siete morti, a tu che pensi che la gente è morta e non può risorgere, perché quello ormai, dice questo, tu stesso, per te stessa questa parola. Io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe e vi riconduco nel paese di Israele. Saprete, riconoscete che io sono Dio quando vi farò riposare, scusate, quando vi farò riposare nel vostro paese. Ecco qua. Quando vi farò riposare nel vostro paese, voi saprete che io sono Dio, potrete annunciare il Vangelo, riposare nella vostra Kaal, nel vostro paese, che è il paradiso, che è la Chiesa, che è la comunità cristiana, che è l'assemblea riunita da Gesù, dove si vive, come figli di Dio, come creature abbandonate a Dio, dove non si è Dio. Per questo, non c'è un bastone, non c'è uno scettro con cui dominare l'altro, per cui non si hanno due tuniche, perché una è dell'altro. Io non rubo niente all'altro, io nemmeno posso offrire all'altro. Io rispetto, amo, accolgo, vivo come l'altro, vivo unito all'altro, mi dono all'altro, io costantemente. Io mi facevo questa domanda oggi e penso di dover farvela a tutti quanti voi, siamo tutti chiamati a farci questa domanda. Ma veramente io amo qualcuno? Perché in fondo in questa parola c'è questa grande domanda. Io amo qualcuno, ma io amo veramente, cioè ho a cuore il bene delle persone, ho a cuore il bene di mio marito, di mia moglie, dei miei figli, il vero bene.
perché io non posso né possedere, cioè io non posso né elargire il Vangelo, non posso neanche fare dell'annuncio del Vangelo un hobby o uno strumento per ottenere dei risultati. Questo nel senso come prete, come madre, come padre, come marito, come fidanzato, come quello che sia, come fratello. C'è qualcosa di molto più profondo, che è la radice, che è la convocazione, cioè l'essere amato così come sono, essere io amato così come sono, vivere di questo amore di Cristo che si è spogliato completamente, né denaro, né sacca, nudo come Adamo sulla croce. Per far tornare me, perché io lo posso accogliere, dice l'ode di Salomone, si è fatto peccato per me, perché io non mi allontanassi da te, perché non prendessi paura nel vederti. Tu, io, amiamo così, cioè nudi, completamente nudi, perché servi, come abbiamo visto domenica, perché l'altro non si impaurisca, perché l'altro non si difenda, per farci accogliere, per entrare nella casa. Entrare nella casa dell'altro significa nella familiarità, entrare nella casa, nella famiglia, nella comunione, nell'intimità e fermarci lì. Ma come fai a entrare se vuoi imporre quello che tu pensi, i tuoi schemi? Devi entrare nudo, dobbiamo entrare nudi, fratelli, come si fa l'amore con la moglie, col marito. Quello significa entrare nella casa, entrare nella moglie, nella vita della moglie, nella vita della sposa, come Cristo ha fatto con noi, in questo santo amplesso in cui si è denudato. Perché? Perché per farsi come noi, per poter entrare dentro di noi, per potersi fare una carne con noi, per poter dire osso delle mie ossa, ossa delle mie ossa, ossa risorte, perché quell'osso è il potere, è la forza che ci dà, l'osso di Cristo che diventa il nostro osso. Dice, vi invio a guarire i malati, gli infermi, annunciare il regno di Dio con la forza e il potere. Quale forza? L'osso nella Bibbia è il potere, è la forza, eh? È la forza. Cristo si unisce a noi, Cristo si dona a noi con la parola, con i sacramenti, nella comunità, e diventa una sola carne con noi, un osso con noi, cioè la nostra forza, è Lui, il suo amore. Quale potere? Il potere con il quale è entrato a casa nostra, il perdono. Il perdono che è la chiave della vita, che è la chiave della nostra casa. L'unica chiave che può aprire la nostra casa, l'unica chiave che può aprire la casa delle persone, per la missione della Chiesa, per la missione di una madre, di un padre, è il perdono dei peccati, è l'amore, il potere di perdonare. Questo è il potere di Dio, che rifà gli uomini suoi figli, che li riporta a casa loro, a riposare nel paradiso, come figli, cioè nella Chiesa. Tutto questo si vive nella Chiesa, questo si vive nella nostra comunità. A questo siamo inviati, fratelli. A che cosa? A vivere nella Chiesa, a vivere nella nostra comunità cristiana, a sperimentare tutto questo, a sperimentare l'amore infinito di Dio. Sei passato tu per qualche, sono passato io, siamo passati per qualche ufficio collocamento, per qualche ufficio risorse umane, abbiamo fatto un colloquio, abbiamo portato un curriculum, sì, abbiamo portato un curriculum, i nostri peccati. Che cosa vuoi da tuo figlio? Da tua moglie? Che curriculum vuoi? Se siamo stati accolti così, eppure così siamo stati assunti. Cioè convocati, da questo maestro, da questo signore meraviglioso che ci dà il suo stesso potere per fare, dice, no, Vangelo di Luca, questa missione, che poi è, diciamo, il nucleo di tutto il libro degli Atti degli Apostoli, che è la missione della Chiesa, che è la storia della Chiesa, fino ad oggi, fino a te, fino a me, tutta la storia di 2000 anni, ha vissuto così la Chiesa, dentro i peccati, dentro le debolezze, riproduce la giornata tipo di Cafarnao di Gesù. Guarire i malati e guarire espellere i demoni, esorcizzare il mondo curando le malattie profonde del cuore, cioè della menzogna del demonio, che è quella della malattia. Questo siamo inviati noi, ci ha convocato, ci ha amato. Quello è il nostro, è il potere, quello è il nostro, la nostra capacità, quello, in quello, quelle sono le nostre qualità, il suo potere e la sua forza, il suo amore per noi che ci ha rigenerato. La nostra debolezza è il nostro tesoro, è il vaso dove tutto questo si compie. Questo vaso di elezione, debole, fragile, di fango, di creta, pronto a rompersi, nel quale Dio, attraverso Gesù Cristo, il suo Spirito Santo, ha deposto tutto il suo potere, la forza della risurrezione, per espellere i demoni,
Allora, coraggio, fratelli, questa è la nostra chiamata. Vivere dell'amore di Dio. Stare uniti a Cristo sulla croce, profondamente. La croce tua di oggi, per entrare con quella croce nella casa del tuo fratello. Con quella croce, con quella debolezza. E rimanere lì. E rimanere lì. Cioè farsi una carne con lui. Come Cristo, chi rimane in me, io in lui, diventa una sola cosa con me. Così chi rimane in quella casa, nell'intimità degli altri, nell'intimità della comunità cristiana e quindi nell'intimità anche dei pagani, dei lontani, fa presente il paradiso. Coraggio, fratelli, alle volte dovremmo scuotere la polvere, cioè non hai voluto, cioè, vuoi rimanere pagano? Peggio per te, mi dispiace tanto, è la forma estrema di amore. Guarda, io ti ho portato tutto, io sono venuto qui, ultimo, più ultimo di te, peggio di te, più nudo di te. Perché tu possa accogliere la terra promessa, la terra vera, perché tu possa accogliere il paradiso. Ma se tu non vuoi, vuoi rimanere attaccato a questa terra pagana, alla tua vita, bene, io me la tolgo dai miei sandali, cioè io ti ho portato. Tu ce lo metti davanti alla verità. Alle volte capita questo, ma proprio perché lo puoi fare perché ami, perché amo, perché ho a cuore la sua vita. Io non mi voglio fare come lui, non voglio, non, niente che per me mi faccia rifiutare, niente che per me faccia che l'altro mi rifiuti. Se mi rifiuta è perché sta rifiutando Cristo e non me. Quindi totale povertà, perché l'altro non si scandalizzi, totale umiltà, totale misericordia, totale tenerezza. Tutto questo lo viviamo solo nella Chiesa. Tutto questo è la nostra felicità totale, totale, il compimento della nostra vita, abbiamo visto ieri, il raggiungimento di Cristo in noi e negli altri. Coraggio, buona giornata.